Thank you.
Che celebra il suo decimo anno di pastore nella nostra diocesi, rende ulteriormente speciale questo giorno. Cari ragazze e ragazzi, sono veramente felice di avere il dono di potervi fare un dono, perché sono venuto in mezzo a voi, nella vostra comunità, per portarvi questo dono di Dio. Oggi voi ricevete il dono dello Spirito di Dio, vi siete preparati, ho visto la vostra bella storia comunitaria sulla vela che sta davanti all'altare. Sappiate che siamo tutti con voi, con l'affetto e in questo momento anche con la preghiera. Per tutte le volte che non riconosciamo nella nostra vita l'amore di Dio, Signore in pietà. Tutte le volte in cui non abbiamo seguito la via che Gesù ci propone, ma abbiamo scelto i sentieri della comunità e dell'egoismo, Cristo pietà. Per quando con i nostri comportamenti contribuiamo al degrado della terra, opera della tua creazione, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, confermaci con il tuo spirito di verità. Siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio e Dio, e vi regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè,
non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: ti lodino i popoli Dio, o Dio ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza per tutti le genti. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. In essa non vide alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Parola di Dio. Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Parola del Signore. Queste 27 ragazze e ragazze e anche una persona adulta che chiedono il dono dello Spirito Santo. Arnoldi Stefano, Bertola Giulia, Cattaneo Federico, Danesi Mattia, Dio Sini, Donzelli Martina, eccomi. Gatti Giorgio, eccomi. Giuliani Matteo, eccomi. Goisis Alice, eccomi. Gritti Alessia, eccomi. Invernizzi Michael, eccomi. Licitra Eleonora, eccomi. Magnani Lorenzo, eccomi. Mariani Leonardo, Masseroli Giorgio, eccomi. Masseroli Matteo, eccomi. Micheli Agazzi Cristian, eccomi. Nazicari Roberto, eccomi. Passara Sonia, eccomi. Perletti Mattia, eccomi. Perletti Siria, Perletti Viola, eccomi. Riva Raia, Rizzi Filippo, Stacca Matteo, Vitali Cristian, Vitali Ludovica, Turco Maria,
Care ragazze e ragazzi, quando sono uscito per salutarvi, le vostre catechiste hanno detto, anche Don Sergio, adesso il vescovo interroga, una specie di minaccia. E la prima interrogazione è già avvenuta. Voi siete stati chiamati, avete risposto giusto. Ecco. E non è solo la risposta ad un appello. È come se in questa piccola parola ci fosse tanto della vostra vita, forse addirittura tutta la vostra vita. Quella vita che, per quanto riguarda la comunità, la fede, il vostro gruppo, è rappresentata da queste fotografie, le ho guardate prima, mi hanno commosso, dicendo, eccovi, voi con la parola avete rappresentato questi anni, e non sono stati anni inutili, non solo perché siete cresciuti, perché la vostra intelligenza si è arricchita, ma appunto perché sono stati anni in cui avete potuto intuire, non dico capire, percepire che cosa significa essere cristiani e soprattutto chi è Gesù. Gesù. Ed è una cosa molto importante, talmente importante che siete stati chiamati e voi siete riusciti a dire, eccomi, tra l'altro con una bella voce che tutta la comunità ha ascoltato. Sappiate che ci saranno anche altre volte in cui dovrete dire eccomi. Io mi auguro che siano momenti belli, a volte sono anche momenti molto impegnativi. I vostri papà, le vostre mamme, catechiste, Don Sergio, io, in certi momenti della vita non a un appello, ma davanti a quello che succede siamo stati chiamati a dire eccoli. C'è ancora una cosa che voglio dirvi, perché il Signore ci ha parlato e vorrei raccogliere quello che ci ha detto in qualche piccola riflessione. Una delle cose che preoccupa molto il vescovo, il parroco, le catechiste, forse anche qualche famiglia, è che ragazzi e ragazze così belli, che hanno fatto un percorso così impegnativo, che ricevono il dono di Dio, che sono riusciti a dire loro eccomi, dopo la cresima se ne vanno, non si vedono più. E allora uno dice, ma perché? Perché siamo liberi. Il dono dello Spirito Santo, insieme al Vangelo, a Gesù, ci rende liberi. I vostri genitori hanno fatto, a nome vostro, la loro rinuncia al male e la loro professione di fede. Ora tocca a voi rinunciare al male e dire che credete nel Signore. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere di seduzioni?
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo che è Signore della vita e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione è in modo speciale a voi conferito come agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? E nella Santa Chiesa Cattolica la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Il Vescovo Francesco e Don Sergio invocano su questi ragazzi il dono dello Spirito Santo. L'imposizione delle mani è il gesto che manifesta la sua trasmissione. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo Spirito. Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Sono, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Federico, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Chiedi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Giove, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Alice, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. La pace sia con te. Alessio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Marco, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te.
Roberto, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato. La pace sia con te. Matteo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Mattia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Spirito Santo che ti dà in te. La pace sia con te. Grazie. Ludovica, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti dà in te. La pace sia con te. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Leonardo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Cristian, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Sì. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Stefano. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Matteo. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Lorenzo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Maria, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in te. La pace sia con te. Il sale rappresenta il dono della sapienza.
dono che ti apre la mente, che ti aiuta a pensare come Gesù, che dona sapore alla tua vita. Signore, dona alla Chiesa il tuo spirito di sapienza, perché sappia dare il giusto valore alle cose. Preghiamo. Bussola. La bussola indica il dono del consiglio, dono che ti aiuta a scegliere la strada giusta, ti aiuta a realizzare il tuo progetto di vita e ti mette in ascolto della voce di Dio. Signore, infondi il tuo spirito di consiglio nei governanti, perché possano operare scelte che promuovano la giustizia e il rispetto dei diritti umani e si pongano al servizio incondizionato di ogni uomo. Preghiamo. Cuore. Il cuore simboleggia il dono della pietà, dono che unisce il tuo cuore a quello degli altri, che ti insegna ad amare in modo gratuito, che ti pone in amicizia sincera con Gesù. Signore, infondi in noi il tuo spirito di pietà in tutti gli uomini. A volte è difficile sopportare ciò che ci facciamo l'un l'altro e sappiamo quanto fa male essere trattati in modo ingiusto. Preghiamo. Pesi. I pesi rappresentano il dono della fortezza, dono che dà coraggio, che aiuta nelle prove più difficili, che dona sostegno alla nostra vita e alla fede. Signore, infondi il tuo spirito di fortezza in tutti gli ammalati e in tutte le persone che si prendono cura di loro. Preghiamo. Microscopio. Il microscopio simboleggia il dono dell'intelletto, che ti svela la verità oltre le apparenze, che ti insegna a guardare dentro di te. Signore, infondi il tuo spirito di intelletto nei nostri genitori, nei padrini e nelle madrine, perché li aiuti a leggere in ogni situazione la tua presenza e a discernere concretamente ciò che è meglio per la nostra crescita. Preghiamo. Mappamondo. Il mappamondo indica il dono della scienza, dono che ti aiuta a costruire un mondo nuovo, che ti mette al servizio dell'umanità, che ti impegna a riflettere sulle cose. Signore, infondi sulle ragazze il tuo spirito di scienza, perché possiamo conoscerti sempre meglio. Preghiamo. Ragazzo bendato. Il ragazzo bendato rappresenta il dono del timore di Dio, dono che ti fa comprendere il valore dell'umiltà, che ti insegna a fidarti di Dio e a sentirti amato da Lui, che ti fa crescere nella gioia. Signore, infondi il tuo spirito di timore sulla nostra comunità, perché si riconosca piccola di fronte a te e si abbandoni con umiltà, rispetto e fiducia nelle tue mani. Preghiamo. Dono. Un mese fa, durante il nostro pellegrinaggio ad Assisi, nella veglia notturna sulla tomba di San Francesco, abbiamo pregato per lei, Vescovo Francesco, e per i suoi 10 anni come guida della nostra diocesi. Da Assisi gli abbiamo portato un piccolo pensiero, una natività, perché sia la stella che guida il suo cammino con noi. Grazie. Offriamo inoltre la busta con le nostre offerte, per sostenere le opere di carità della diocesi come simbolo del nostro desiderio di condivisione verso i fratelli più bisognosi. Preghiamo. Ascolta. Siamo l'essenza.
e concedi ai tuoi figli che hanno ricevuto il sigillo dello Spirito di custodire fedelmente il tuo dono. E noi riuniti in festosa assemblea per celebrare i prodigi di una rinnovata Pentecoste, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo vinto. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Il Signore Gesù che si offre per noi. Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Il Signore Gesù che si offre per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci portare in tentazione, ma liberaci dal male. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, thank you.
Noi ragazzi vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Vescovo Francesco per averci fatto dono della sua presenza in questa cerimonia, a Don Sergio e alle catechiste, testimoni instancabili di un amore grande e misericordioso che si fa dono gratuito di sé, ai nostri genitori, ai padrini e alle madrine che ci hanno incoraggiato in questo cammino e a tutti coloro che ci hanno sostenuto con la loro preghiera. Eccellenza Reverendissima, con vivo sentimento di commozione, questa mattina vi faccio voce di tutti i genitori. Grazie, Eccellenza, per la sollecitudine dimostrata verso questa comunità e per i doni di verità, grazia, gioia e incoraggiamento che la sua presenza, la sua testimonianza e la sua parola hanno profuso in modo diretto e che rimarranno scolpiti nei ricordi e nei cuori di tutte le nostre famiglie e di tutti i fedeli. Grazie a Don Sergio, il nostro parroco, per tutto quello che ha fatto per i nostri ragazzi in questi 7 anni di cammino di preparazione e per averci permesso di avere nelle catechiste una guida salda e un esempio sempre coerente con ogni gesto ed ogni parola. Ed è proprio le catechiste Alessandra, Gigliola, Alessandra e Veronica che vogliamo rivolgerci. Grazie allora anche a nome di tutta la comunità e dei nostri ragazzi per il sì che ogni giorno dite al Signore nel vostro essere catechisti. Eccellenza Reverendissima, vogliate accettare questo regalo realizzato dalle nostre mani, pensato come un segno di preghiera, un semplice gesto di assoluto ringraziamento per rendere concreta la nostra gratitudine. Nutriamo la fiducia, eccellenza vostra, con questo dono di essere vicino nel memoriale pasquale di Gesù Cristo. Con immutata stima ed eterna riconoscenza, gruppo parrocchiale Le Chiacchierine. Caro Vescovo Francesco, grazie per la tua presenza qui oggi, in questa giornata così importante per la nostra comunità. Stavo guardando prima questi ragazzi che oggi sono entrati a far parte del corpo mistico della Chiesa e me ne ricordo tantissimi di loro bambini. Lo Spirito Santo che è sceso su di voi, non dimenticatelo mai tutti i giorni della vostra vita. Sappiate sempre essere testimoni di quello che siete e di quello che sarete. Vescovo Francesco, sei sempre stato presente. Mi ricordo la prima volta che sei venuto a Cisenano il 25 di aprile del 2010, quando abbiamo restituito alla popolazione questa, la nostra chiesa parrocchiale, la nostra casa, la casa del Signore, totalmente ristrutturata così come non era mai stata, così bella, così come lo è anche oggi. Io concludo oggi i miei 10 anni da sindaco, l'ultima volta che indosso la fascia da sindaco, e quando uscirò da qui donna, caro Vescovo Francesco, la toglierò, ma sarò fiero di aver servito il mio paese. Grazie. Non tanto per la sua presenza, ma perché ha scelto di me. Voi lo sapete che il Vescovo aveva tanti altri impegni, ma ha voluto venire in mezzo a me. Gesù Cristo, unico figlio di Dio che ha promesso alla sua Chiesa la continua presenza dello Spirito di verità, vi confermi nella professione della vera fede. Amen. Su voi tutti, cari ragazzi e ragazze, su tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace.
tutte le catechiste, io e Fede volevamo ringraziarvi per tutti questi anni trascorsi insieme e per l'affetto e l'attenzione che ci avete dato. Grazie ancora. Voglio ringraziare tutte le catechiste che ci hanno accompagnato per tutti questi anni e ci hanno fatto fare delle esperienze magnifiche. Anch'io voglio ringraziare le catechiste che ovviamente ci hanno accompagnato e ci hanno sempre aiutato anche nei momenti più difficili e comunque forza Albanino. Vorrei ringraziare le catechiste per questi anni trascorsi insieme, per il sostegno che ci hanno dato e l'affetto che hanno dimostrato nei nostri gruppi. Vorrei ringraziare le catechiste per tutto il percorso fatto con noi, dalla prima elementare alla seconda media, tutti i ritiri vari e queste cose, quindi le ringrazio per questo. Ciao catechiste, grazie per questi 7 bellissimi anni che ci avete donato. Grazie per averci donato la vostra testimonianza, per aiutarci in questo cammino e per le numerose esperienze che ci avete regalato. Vogliamo dire grazie a tutte le catechiste per le nostre avventure, tutti i nostri viaggi sia a Jesolo che a Brandi e anche grazie per tutte le nostre recite che avete organizzato. Chiedo grazie a tutte perché per l'appoggio dato a tutti noi nei momenti anche più difficili. E vi vogliamo dire una cosa da parte mia soprattutto, che la cosa più bella della cresima è andare a mangiare. Vogliamo dire grazie a tutte le catechiste per averci accompagnato in questo lungo cammino e per le cose strabelle che ci hanno fatto fare, quindi quando siamo andati a Pranzi, ad Assisi e anche per i diversi teatri. E non ci dimenticheremo mai dei biscotti al cocco e al latte di capra di Veronica, davvero orribili. E un grazie speciale, particolare per Alessandra Bionda, in cui abbiamo passato tutti i giovedì e quei sabati assieme, e il gelato alla fine dell'anno. Grazie. Noi vorremmo dirvi un grazie a tutte le catechiste per tutto quello che hanno fatto per noi, per averci portato a Pranzi, per averci portato ad Assisi, per le numerose recite che abbiamo fatto e per avermi insegnato a giocare a blackjack sul pullman per andare ad Assisi. Quindi vorremmo dire anche un grazie a tutte loro per averci anche sopportato in tutti questi anni. Anche una piccolissimissima cosa, dopo il pranzo con tutti i parenti la cosa più importante sono anche i regali. Allora, vorremmo dirvi che tutto quello che vi diremo ora è successo realmente nelle varie gite che abbiamo fatto. Allora, io ho rubato i biscotti a Branzi. Io ho rubato le caramelle e lo scotch e tipo l'acqua e i bicchieri e anche una forchetta e poi anche il pane. Questa Pranzi, poi c'è Assisi. Ad Assisi, nella seconda notte, siamo andati nella camera di Stag e di Michael. Ci siamo intrufati. Non se lo ricordano, sono dei ricordi. E quindi, questi sono i nostri peccati. Dopo vorremmo ringraziarvi per il vostro contributo e anche per averci supportato e sopportato 7 anni. E poi perché siete le prime persone che ho sopportato per 7 anni di fila, perché sono un po' difficile da sopportare, diciamo, sono un po' strana e quindi diciamo sì, così, ecco, per questo. Grazie per averci accompagnati in questi 7 anni, sia nei momenti brutti sia nei momenti belli. Grazie. Allora, su scendi, io dico
la mia cosa, poi tu sali. Oppure inizi a parlare, poi inizio a parlare io. Allora, siete pronti? 3, guardate la telecamera. 3, 2, 1, via. Ok. Allora, grazie mille per tutti questi anni e secondo me l'anno prossimo potremo fare anche un video al mese. Allora, gli altri hanno già detto tutto, quindi non riesco a pensare a qualcosa che non siamo noti. E vabbè, sì, vale lo stesso, la stessa cosa che ha detto lui. Bene. Grazie. Grazie. Sì, anche noi siamo d'accordo, anche noi ovviamente. Grazie. Passi la mano davanti. Voglio ringraziare tutte le catechiste che ci hanno accompagnato per tutti questi anni e ci hanno fatto fare delle esperienze magnifiche. Anch'io. Aspetta, vai. Cosa? Non era partito! Forza Bergamo! Ma si può accendere la casa? Devi mettere dentro uno spicciolo. Ma non lo so. Cosa ti hanno insegnato? 3. Vorrei ringraziare le catechiste per averci accompagnato in questi anni, per il sostegno che ci hanno dato e per l'affetto che hanno dimostrato nei nostri confronti. Vorrei ringraziare le catechiste per tutto il percorso fatto con noi dalla prima elementare a ora alla seconda media, per già ci hanno sempre accompagnati nei ritiri vari e così, e le voglio ringraziare. Stefano, devi essere credibile. Ringraziamo le... Sero? Che capito? Certo, no? Fino al che... Ringraziamo le catechiste per tutte le cose che abbiamo che ci hanno fatto fare, gli spettacoli in chiesa, noi ci siamo, e basta. Ora tocca a Silvia. Non so cosa dire. Suggerimenti, qualcuno sa cosa può dire. Non esiste nessuno. Mi sembrava un bacio col cuore della Barbara D'Urso. Il nostro è stato il più brutto. Sì. Vogliamo dire grazie a tutti i catechisti. 3. Lasciate il tuo sportello, che sono aperto. Sono gli amici qua, siete fuori, potete vedere che ci staremo. E non ho visto che c'è tanto. No, urliamo grazie. Grazie a te, Santo Spirito. Ma non è che avete una canzone cantata quando non siamo ma fa male. Che canzone cantata? Perché la Bergamo! Bergamo! Ciao, La Viola, fai Bergamo! Bergamo!